poco prima davanti a me c'è la creatura della scorsa volta. Ma come? Di nuovo? Sì, tu dove sei? Io sono lontano, sto arrivando. Ok, veloce, sbrigati! Sì, arrivo, tu resisti. Sì, resisto, dai, madonna, ma cosa vuole sta creatura? Guardate. Andate via! No, non ci voglio credere. Ma scusate. No, questa cosa non è normale. Cioè, nel senso, cos'è appena successo? Allora, io non so che... Allora, la creatura... Facciamo il punto della situazione. Praticamente c'è una creatura in questo mondo che praticamente non ci vuole, ma noi siamo dentro il mondo e questa creatura ci vuole andare... Insomma, mandare via in un qualche modo. Perché ci ha detto andate via, di nuovo, l'ha detto di nuovo, l'ha detto anche su TikTok, l'aveva detto su TikTok. Io non ho parole, cioè io mi sto spaventando un pochino sinceramente. E adesso, dove cazzo è? Ecco, mi sono spawnato nel castello. Ah, eccoti, perfetto, finalmente, allora, sei qua? Eccoti sì, qua, sì, perfetto. Sì, eccomi. Ciao, allora. Eccomi, ciao. Praticamente non sai cosa è successo, adesso ti spiego. Praticamente c'era una creatura veramente terribile. Praticamente, tu non so se avevi visto il mio TikTok. Sì, l'ho visto. Ecco, era la stessa creatura, ha detto la stessa identica cosa. Era qua davanti a me, non si muoveva e praticamente aveva detto andate via. Ha detto così, però l'ha detto in un modo più cattivo, più spaventoso, ovviamente, con la voce sua classica, no? Sì. E io ero lì che tipo non sapevo cosa dire, cioè nel senso... Immagino, anche io avrei la stessa reazione. Non so cosa sia successo, questa creatura evidentemente c'entra davvero qualcosa. Bella domanda questa, dovremmo capirlo, in qualche modo lo capiremo, cioè almeno ci proveremo. Esatto. Poi questo sperando castello è molto riuscire. Sperando di riuscire, sì. È molto castello comunque, cioè molto strano bello. Questo castello. È anche bello. È bello, sì, certo, però è anche molto strano. E poi non si sa perché, cioè non lo so, vive qua dentro sta creatura, non ho capito. Infatti non è che è il suo castello. Può darsi però, cioè nel senso cosa fa dentro allora, questo castello. Praticamente abbiamo scavato un pochino, abbiamo trovato un sacco di cose, tipo il ferro, no, i materiali, esatto. Il cibo, anche soprattutto il cibo, l'armatura di ferro. So che non è molto, perché per carità non è assolutamente molto. Però è già molto. Qualcosa. È già qualcosa per poterci difendere, anche perché poi questa creatura, io non ho provato ad attaccarla, Gabri, ma avrei dovuto forse provare. Forse è meglio di no, perché poi sennò ci ammazza. Esatto, era quello che pensavo, magari gli prende il pazzo e ci ammazza, quindi magari evitiamo di farlo, anche perché poi dopo vedi che ci infila, non lo so, ma avrà uno spadone più grosso, quindi... Ma cosa? Magari ce la infilerà super severe. E poi dopo fa male, no? Allora, però, adesso concentriamoci. Dobbiamo fare determinate cose. Ma Dennis, ho trovato una cosa nel mio inventario. Cosa hai trovato? In che senso, Gabri? Un libro. Ok, un libro, dammelo. Può darsi che sia una cosa, ma non è che ce l'avevi tu per sbaglio nell'inventario? Non lo so, può essere. Ma aspetta, qua dice dovete andare alla mensa del castello per trovare informazioni. Alla mensa del castello? Ma poi, dov'è? Non lo so, poi c'è scritto il labirinto dovrete cercare e lì la chiave dovrete trovare. Se non la troverete, niente capirete. Ma dov'è? Cioè, cosa dobbiamo fare? Poi da chi arriva questo messaggio? Bella domanda, ma infatti non è firmato questo libro. Cioè, ok, allora. Molto strano, Gabri, dobbiamo andare un attimo a cercare qua in giro. Allora, qua mi pare che si esce dal castello, giusto? Di qua? Sì, esatto. Ma poi scusami, Gabri, ma la mensa dove si trova? Non lo so io. Domanda, perché questo castello è no. Cioè, no, non mi dire che adesso dobbiamo andare in giro per il castello, dai. No, Ma porca miseria, ma chi è stato il deficiente che ha scritto sta roba? Ma infatti, nella mensa del castello, poi dov'è? Ma poi perché nella mensa del castello? Non ho capito. Ma infatti, cos'è? Cioè, cosa c'è nella mensa del castello? Infatti. Forse, allora, per forza. Vedo che per forza da questa parte devi andare, perché nel senso, da altre parti. Perché è tutto chiuso. Esatto. Poi qua non mi pare ci sia una mensa da questa parte, tipo. Però devo dire che questo castello è molto particolare. Infatti, Gabri. È molto bello. Sì, particolare e bello sono due cose differenti comunque. È vero, infatti. Esatto. Vabbè, comunque devo dire che mi sto abbastanza spaventando per quella creatura. Cioè, nel senso, che caspita è? Io anche, cioè, non so neanche, cioè, chi è, l'ho solo vista nei TikTok. Ma chi era quella che, cioè, allora, cosa vuole da noi? Infatti. Poi non lo so, cioè, nel senso, mi sa di familiare, non lo so. Qua, no, infatti, anche a me un po'. Direi che qua la mensa non c'è, però. No, infatti, era aperto. No, neanche qua. Dai, ma dov'è sta mensa? Che adesso dobbiamo cercare per tutto il castello. Ma è enorme, ma come vuoi... Ah, scusa, questo tizio come pretende che troviamo la mensa in un castello del genere? Cioè, ma infatti. Ci metteremo 30 ore per cercarla, cioè, ma non è possibile. Ma aspetta. Cioè, sala banchetto? Sala banchetto? No, aspetta un attimo. Forse da questa parte la mensa, cioè intende questa forse per la mensa, non lo so.
Sì, forse. Vedo. Allora, vediamo un attimo, perché può darsi qua che... dentro. È qua questo dentro. Posto? Può darsi che sia questo, vediamo. Ma è enorme. Scusa, ma perché non... No, ma non si può aprire. Cioè, questa porta ma non infatti... si può aprire. Cos'è Scusa. Poi? Cosa c'è qui dentro? Io non riesco a spaccarla comunque questa Abbiamo porta. Un piccone. No, prova un attimo. Vediamo, no, non lo fa rompere neanche okay, a me. Ok, niente, allora dobbiamo cercare. Ma perché praticamente aveva detto, praticamente Book and Quill, dovete andare alla mensa tra... Il labirinto dovrete cercare e lì la chiave dovrete trovare. Labirinto. Questo è un indovinello, praticamente. Cioè, praticamente, non so se hai capito, ma ci sta dicendo di andare da un labirinto. Dobbiamo cercare un labirinto. Ah, ma dov'è sto labirinto? Quindi dobbiamo di nuovo girovagare a cavolo. Ma non è qui dentro. Non lo so, magari. No, non è qui dentro, no. Boh, cioè qua dentro non è che vedo molto. Ma poi no, non mi sembra una sala banchetto. Cioè mi sembrano più delle cavolate. Cioè là c'è un pistone per dire, ma che caspita è un banchetto. Ma infatti, cioè il banchetto dei giganti questi qua, che non ci sono le sedie. È vero. Il labirinto dovrete cercare e lì la chiave dovrete trovare. Se non la troverete niente capirete. E dov'è sto labirinto? Ma dai, ma per favore. Adesso dove... Da quella parte non c'è niente. Sotto non mi pare. Ma allora proviamo ad andare da questa parte, perché mi sembra che sia l'unica parte. No, infatti è l'unica parte questa. Infatti o da qui o da sotto, ma sotto mi sembra un po' strano. Ecco. Infatti. Ma dai, ma oh mio Dio, Gabri, non troveremo mai niente. Infatti, quanto ci metteremo poi? Un bel po', ma per tutto il castello poi, cioè. Infatti. Allora, tu però rimani concentrato, per carità. Sì. No, qua non c'è niente. Ma cos'è? Ah, è una finestra, tipo una specie di... Allora... Per avvistare. Esatto, andiamocene. Sì, probabilmente perché, non lo so, magari avranno attaccato questo castello, quindi avevano bisogno di questi punti di avvistamento, ma non lo so. Può essere, sì. Anche perché poi questo villaggio io non so per cosa lo utilizzavano. Cioè, nel senso... Ma sai è che... vero. Noi, tecnicamente, potremmo usare le cose che abbiamo per arrivare più da questa parte. Quindi dobbiamo fare un attimo di parkour, Gabri. Sei capace? È vero. Sì, più o meno sì. Dobbiamo cercare di capire bene un attimo che cosa hai in mente. Anche se spacchiamo un attimo del castello, non penso che possa fare qualcosa. Poi ripariamo, cioè. Esatto. Ripariamo un attimo. Dobbiamo... Se no, non capiamo. Non ce la facciamo. Ecco, qua però perché c'è del carbone, scusami. Ma infatti, cos'è? Ah, ecco qua, eccolo qua, il labirinto, dovevamo solamente scavare. Guarda caso abbiamo trovato. Eccolo. Guarda caso, dai, forza, vieni. Allora, abbiamo trovato un labirinto, quindi questo labirinto l'abbiamo cercato, l'abbiamo ma trovato. Ma è così piccolo, poi, cioè, io pensavo che era una cosa enorme, invece ma infatti, è il labirinto dovrete cercare, la chiave se non magari la troverete niente capirete. Magari la chiave. Sì, anch'io lo penso. Ma è sicuro, cioè, non credo che... Ma scusa, però se lo rompiamo... Ma lo possiamo rompere, ma chi è... Ma come? Cioè, scusa, ma... Ma io sono riuscito a salire qua con le liane, le vines. Comunque ho trovato la chiave, ma... Ok, dov'è? Vabbè. Mi è sembrato abbastanza semplice, vediamo un attimo cosa che c'è scritto. L'ho trovata io. Keycard, infatti. Keycard di livello 3 me lo dice anche, vabbè, niente. Ah. Comunque mi sa che quello che ha fatto il labirinto è stato un po' imbecille. Cioè, ma infatti, cioè, si può anche salire. Sì, cioè, veramente, nel senso che... Come è stato fatto questo labirinto? E poi come... Ma infatti... Ok, vieni da questa parte, dobbiamo andare... Qua? Sì, allora... Forza, però devi concentrarti, Gabri, cioè non... Sì, va bene. Ok, allora, forza, vieni, andiamo. Eccomi. Chissà cosa qua si troverà. E qua è la mensa, giusto, dove eravamo prima. Esatto, è proprio qua la mensa. Chissà cosa però troveremo qua dentro. Ma infatti, praticamente... cioè, cosa serve sta chiave poi? Bella domanda, non lo so, adesso... Ah, magari per qua dentro. Vieni, sì, per forza, ecco, perché avevo visto già il lettore di ma questo è un ascensore. È un ascensore, esatto, scendiamo. Oh, ma cos'è? Ma a me non fa salire. No, devi scendere, idiota. Ah. Buongiorno. Allora, cosa ridi? Ma è un portale. Allora, praticamente qua c'è un portale. Poi qua ci sono altre cose, tipo delle armature, delle robe. Ma che bello. Ah, è vero, non l'avevo viste. Allora, praticamente queste armature, dobbiamo mettercele, mi sa. Perché quale secondo me sono io. Ma scusa, ma cos'è questo? C'è tipo un... Un portale. Una sorta di laboratorio, sembra, ma... Cioè, ma questo è un portale? Gabri, sì, non vedi che è un portale? Esatto. È da mezz'ora che lo ripeti. Questa qui bianca, cos'è? Sì, prendi questa bianca. Comunque io ho trovato delle ali. Vediamo come dove mi stanno. Sono? Oh, Gabri, oddio. No, vabbè, ma che... Ma che belle! Ma che belle! No, vabbè, abbiamo trovato la cosa del secolo. Esatto, ma ce l'hai solo per te. Sì, perché purtroppo ma non come? C'erano. No, che peccato. No, come? Beh, sì. Magari più avanti ne potrò trovare un paio. Poi ho trovato anche una potion... Bamboo cat, ma cos'è?
Oh mio Dio, Cos'è? non so cosa faccia, cioè sinceramente non... boh, non ne ho la più pallida idea. Gabri, guarda, dobbiamo fare una cosa, prima di Cosa tutto... dobbiamo Ok, fare? ti sei messo... Allora, secondo me... Allora, prima di tutto questo mi sembra un laboratorio. Esatto. Ok, cioè nel Ma senso sicuro lo è. è chiaro che è un Cioè, laboratorio, cioè nel senso guarda qua dai, ci sono tutti... guarda qua cosa c'è. Infatti, e poi qua non so, sembra che abbiano fatto questa cosa per aprire il portale, cioè poi non lo so, io mi immagino, poi dopo non lo so. Entriamo dentro questo portale. Entriamo? Non so se è una buona idea anche perché, oh mio Oddio, Dio, ma... cos'è sto posto? Gabri, ma cos'è sta roba? Che cos'è? Cioè, perché hanno fatto questo... Cioè, come se avessero fatto uno studio per trovare un'altra dimensione, E tipo, hai infatti è un'altra capito? dimensione questa, Come se cioè. tipo nel laboratorio, ma scusa, ma in quel castello dove non c'era niente, avevano un laboratorio segreto, E infatti. avevano nascosto la chiave dentro un labirinto dove peraltro si poteva benissimo andare, cioè... Infatti, cioè, Non non ci voleva niente a trovarla. è... infatti, cioè, nel senso, è una cavolata. Aspetta, fermo, fermo, tu aspettami qua. Io Di qua? ho... Sì. Io ho un'idea, posso sorvolare questi cieli È per... vero. Esatto, con le mie ali. Oh, che bello comunque avere finalmente delle ali belle, finalmente in una serie. Dai, peccato che non ce l'ho neanche No, io. tranquillo, Gabri, ce le avrai sicuramente. Poi qua vedo che in giro ci sono tipo delle... Non so, tipo delle cose. Come dei dungeon, non lo so, c'è cioè, tipo delle cose. Ecco, qua abbiamo trovato una cesta con delle cavolate. Cosa c'è dentro? Non so, dentro ho trovato delle cose, boh, non lo so. Comunque niente di che, Gabi, cioè nel senso ho trovato una name tag e altre cose, ma non... niente di... Niente Io... di che. esatto, non ho capito esattamente perché vuole... cioè, perché ci ha mandato qua? Cioè, nel senso, Ma infatti perché? cos'è sto posto, cioè? Cioè, forse, quelli che stavano in questo... in questo posto... Gabri, ho trovato una cosa però qua. Ho Cos'hai trovato? trovato una... non saprei nemmeno come definirlo, tipo un altare con... Ma non so, non riesco nemmeno... a prenderlo, cioè nel senso è tipo un altare con un diamante, tipo Ah! come se fosse un cristallo, tipo è Ah! stranissimo. Sì, è una cosa stranissima, ma Peccato che io non posso vedere. allora, sì, praticamente è un altare rosso e sopra c'è un diamante azzurro, tipo, no? Ma sai qual è la cosa strana? Che io l'ho trovato dentro uno di questi dungeon e secondo me è, cioè, nel senso, non è una cosa normale, perché Eh nell'altro no, dungeon infatti. dove sono andato ad esplorare io non c'erano queste cose. Se io vado in un altro dungeon, tipo, non lo so, lo Ci chiamo sono dungeon, ma altre non cose, cioè, so. come. Vediamo perché può Eh essere. sì, Cioè, o quello è esatto. una cosa tipo un indizio, tipo un qualcosa, ma non lo so, mi sembra strano comunque. E E poi, infatti, comunque. troppo strano. Poi comunque mi pare che qua sopra ci siano appunto delle catene, non lo so, delle cose volanti, ma. E Sopra, infatti, io. cioè, cos'è? Io ci sono andato sopra. Scusa, ma tu devi parlare solamente a delle parole, cioè così, infatti, e basta? Eh no, no. Ecco allora. Ma perché non so cosa dire, cioè non vedo niente. Allora, prova, non lo so, a pensare, a fare delle teorie tue, oppure. No, cioè sì, adesso sì. Va Se non sai cosa dire, stai zitto, perché sennò dai bene, va fastidio. bene. Oh, questo Gabri, mamma mia, io veramente non lo sopporto più. Allora, praticamente qua io vedo delle cose, non lo so, tipo delle strutture che stanno in aria. Non lo so, è strano. Cioè, nel senso, come se volasse, tipo questa roba qua. Vola, non lo so, è strano. Poi qua ci sono dei cristalli che ho trovato. Questi qua li prendo. Ok, sì, si possono prendere, perfetto. Non lo so, magari sono utili. Non so per cosa poi, non so. Secondo me erano completamente fuori di testa questi qua che avevano fatto sta roba. Non lo so. Adesso vado a prendere queste altre cose. Gabri, là, da te come sta procedendo la situazione? Non è successo niente. Ah, io ho rotto il cristallo però. Come? Sì. Non so se ho fatto bene o se ho fatto male. Cioè, io Oddio. sto prendendo anche l'altare. Boh, non lo so. Sto cercando di capire bene, ma... No, poi questo altare non si rompe, no? È È impossibile. impossibile da rompere? Non vorrei che magari avessi fatto qualcosa di sbagliato. Ma magari quel cristallo ci Oddio, serviva per fare no. qualcosa. Non lo so. Io qua ho trovato un altro dungeon. Aspetta un attimo, Ah, va perché... bene. Se è così... se tipo trovo una... Ecco, un'altra cesta. Niente, un'altra... Gabri ha trovato un'altra cesta. Questo vuol dire che quella roba là era speciale, quel cristallo là che io ho Ah, rotto. quindi non si trova più, cioè, solo in quel dungeon si trovava. Sì, può darsi, cioè nel senso non... Non so come Forse è mai... raro, magari in alcuni dungeon si Esatto, trova. può essere che sia più raro, però non so. Io li chiamo anche dungeon, non so, io prendo anche queste robe, ma non servono a niente, sono cavolate di Minecraft Vanilla che non servono praticamente per capire un attimo. Comunque che avventura pazzesca che stiamo vivendo. Niente, comunque io Infatti. sto ritornando indietro. Questa Oh, meno male. dimensione,
non c'è niente, letteralmente niente. Sto trovando altri cristalli qua in giro, tipo questi sono cristalli arancioni. Io ne prendo un po', perché magari sono importanti. Cosa ne so? Magari sì, può essere. Magari possono servire per far qualcosa, non lo so. Però boh, cioè mi sembra strano, perché comunque, oddio, sono andato in un posto un po' strano. Dove sei andato? Non lo so, mi sono bloccato un attimo. Ok, vediamo se riesco a ritornare al portale, perché non... Forse... Eccoti, ti vedo, perfetto, mi perfetto. Mi vedi? Dove sei? Ah, eccoti, forse ti vedo. Meno male, sono in cielo. No, non... più o meno, sì, mi vedi, eccoti, eccomi qua. Ah, eccoti, eccoti. Ok, allora, niente, ritorniamo... Ritorniamo nel mondo. Sì, assolutamente. Questa dimensione è stata terribile, cioè io non voglio più ritornarci. Ma infatti, ma poi è brutta, cioè... È orribile, tutta quanta poco colorata, no, 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 no. Nessun colore, cioè... Esatto, senti, andiamocene via da andiamo, questa parte. Non voglio più andarci in questa dimensione. Usiamo questa chiave e andiamocene. Se vuoi, questa cosa la possiamo usare come... Cioè, se vuoi, nel senso... Come pensavo. Tipo un nascondiglio segreto, tipo un laboratorio nostro. Esatto, perché tanto qua... sì. Tanto qua non c'è nessuno, cioè nel senso non c'è nessuno, non lo poi so. Poi è anche abbastanza nascosto, cioè... Esatto, e poi ti ricordo che la chiave ce l'ho solamente io. È vero, non c'era nessun altro, speriamo. Esatto. E sai cosa posso fare io? Posso fare anche un giro del castello e anche del villaggio. E ti dico un attimo cosa vedo da qua sopra. Cosa allora, vedi? Il castello è enorme, poi... Non lo so perché, ma il castello c'ha queste pale eoliche, non so. Ma come? Non so nemmeno come chiamarle, ma... Ma cosa servono? Cioè, poi... Cioè, non ha senso. Non lo so, come se stessero trasportando tipo il castello, ma mi sembra strano. Ma cioè... come? Cioè, allora è come se il castello si muovesse? Oddio, ti immagini che tipo entriamo nel mondo e ce lo ritroviamo a 3000 blocchi di distanza? No, speriamo di no, dai. No, No, secondo me comunque possono servire. Magari per fare elettricità. Mi sembra strano. Boh, può essere, cioè non lo so. Sì, magari per l'elettricità, cioè. Sì, ma scusa, ma tu sei sveglio? Ti puoi svegliare? No, cioè sì, ci sono sveglio. Ok, allora stai sveglio per sempre, grazie. Va bene. Senza dormire la notte. Allora. Comunque sto tornando dalla porta del castello, Ah, ok, bene. Ok, allora arrivo subito lì. Va bene. Stavo esplorando anche qua il villaggio. Cioè, è tutto quanto deserto, non c'è nessuno. Non c'è niente. Cioè, allora, niente è un parolone. Cioè, ci sono cose, ci sono ceste, ci sono... Però non c'è nessuno, cioè... Esattamente. Nessun abitante che lo abita. Ecco, bravo, esatto, non c'è nessuno. Cioè, le persone non ci sono. È un po' strana questa cosa. È come se fosse stato abbandonato... E ora sto iniziando a collegare un attimo i puntini, cioè come mai è stato abbandonato? Ma infatti, c'è un villaggio così bello, c'è un castello così bello. Infatti, cioè solo per un motivo in particolare avrebbero dovuto. Poi qua c'è anche una nave schiantata, vabbè, poi è enorme, cioè non posso stare a visitarlo tutto. Però comunque è molto strano il fatto che non ci sia nessuno, proprio perché secondo me... Secondo me gli abitanti di una volta erano qua e poi dopo se ne sono tipo scappati. Per un qualcosa che è successo. Sarà successo qualcosa. E non è che magari questa entità è stata così cattiva, diciamo, per non dire qualcos'altro, da insomma distruggere. Oddio. O comunque da farli spaventare. Può essere, ma cioè. Infatti, se vedi, lui dice andate via. Sì, esatto, e poi lui dice andate via. È quindi, vero. Se dice andate via, automaticamente va a finire che anche agli altri non li avrà voluti qua, no? Cioè, vabbè, gli avrà fatto qualcosa di peggio, cioè. Può essere sicuramente. Magari perché... subito gli ha detto di andare, poi magari. Magari li non... ha cacciati con la forza. Sì. Tipo va a prendere e li butta fuori di casa. No, però, cioè, nel senso, magari è successo questo, cioè una cosa simile. Sì, può essere. Posso dire che mi sto comunque molto inquietando, cioè, nel senso, non so come mai. Io anche. Ci sia sta roba. Vabbè, boh, non lo so, vedremo comunque. Io non saprei cosa pensare comunque di questa creatura. Cioè non abbiamo ancora indizi. Cioè, chi è poi? Poi siamo stati in una dimensione. Cioè che cos'era quella dimensione? Cioè infatti, cioè era proprio brutta. Cioè infatti, cioè, ma poi perché? Perché c'era? Perché qualcuno dovrebbe fare esperimenti su una dimensione? Aprire una dimensione e poi dopo, fra l'altro una dimensione orribile. Cioè potevano anche aprire una dimensione più bella, non lo so. Cioè proprio quella dimensione proprio brutta, cioè. Esatto, era terribile. E poi dopo, non lo so, cioè è successo qualcosa e è stato abbandonato tutto quanto. Infatti. Non lo so, cercheremo di capire meglio cosa è successo qua in questo posto e di fare il punto della situazione. Intanto ci vediamo.